Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Questa è la mia recensione del progetto Crypto Revolution Time, una nuova azienda che sta lanciando una serie di servizi su blockchain tramite un'offerta iniziale di token veramente promettente. Seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Questa recensione è stata sponsorizzata dal team di Crypto Revolution Time. Ciò detto, ci tengo a precisare che, come al solito, continuo a ricevere mensilmente almeno 5 o 6 richieste di review, ma scarto la maggior parte di esse perché si tratta di progetti che secondo me non sono buoni o comunque non hanno buoni fondamentali per poter proseguire. In questo caso invece ho analizzato il progetto, mi è sembrato promettente secondo la mia personalissima opinione e quindi ho accettato la review. Ciò detto, questo video non costituisce un consiglio di investimento e si tratta solamente della mia personalissima visione di quello che è presentato nel white paper e delle informazioni che ho trovato sul sito. Che cos'è Crypto Revolution Time in un minuto? Di fatto è una piattaforma che integra una serie di servizi complementari. Il punto d'accesso è la formazione, quindi l'e-learning, la possibilità appunto di skillarsi e di imparare a gestire le criptovalute. Il secondo tassello è costituito da varie soluzioni per l'accesso ai masternode, quindi uno degli aspetti più redditizi ma anche più costosi della blockchain. La terzo tassello sono strategie di trading e segnali, mentre il quarto è costituito dal cloud mining, quindi la possibilità di fare mining da remoto senza dover acquistare effettivamente l'hardware, e il quinto è lo staking pool, ovvero l'aggregazione delle risorse per ottenere i benefici dello staking senza effettivamente dover entrare in possesso di quantità importanti di monete. Le cinque componenti che abbiamo appena nominato costituiscono il paniere di offerta di Crypto Revolution Time e sono di fatto i fondamentali con i quali il progetto si affaccia sul mercato. È importante notare che questa azienda non sta facendo voli pindarici pensando di implementare quale rivoluzione da qui a 10-15 anni chissà cos'altro. Al contrario, si stanno focalizzando su un progetto ben definito che costituisce nel commercializzare questi 5 servizi molto concreti al pubblico di oggi. Quindi di fatto il successo di questi 5 servizi si rispecchierà in maniera positiva o negativa sull'andamento dell'azienda. Perché lo stanno facendo? Non nascondono che hanno una forte vocazione al guadagno. Mirano quindi, come qualsiasi attività economica, come qualsiasi azienda tradizionale, ad generare un profitto per sé e per gli investitori che avranno deciso appunto di credere in questo progetto durante la fase di lancio. Dicevamo, il primo tassello della piattaforma sono i servizi di e-learning. Come sono implementati? Di fatto la piattaforma di Crypto Revolution Time offre la possibilità di caricare sul portale agli esperti dei singoli settori legati alla finanza, alla blockchain, alla gestione delle criptovalute, materiale video, testuale, audio e esercizi e che più ne ha più ne metta, proprio allo scopo di consolidare una presenza e realizzare dei corsi specializzati e specifici su determinati argomenti della blockchain. Quindi in vera ottica decentralizzata non ci sono corsi già fatti e pacchettizzati offerti direttamente dall'azienda, ma piuttosto l'azienda mira ad attirare a sé appunto gli esperti che, invogliati appunto dall'incentivo economico di guadagnare con la possibilità appunto di monetizzare i corsi che inseriranno, appunto potranno erogare agli studenti queste informazioni. Dall'altro canto naturalmente abbiamo gli studenti. Chi sono? Idealmente sono persone che sono a digiuno di blockchain e di criptovalute e sono interessati a saperne di più proprio per poter partecipare alla rivoluzione del denaro che è attualmente in atto, che appunto si iscriveranno, sceglieranno i corsi da seguire secondo quelli che appunto gli ispireranno maggiore fiducia e saranno le loro aree di principale interesse, e appunto pagheranno l'accesso alla piattaforma tramite il token CREV proprietario di Crypto Revolution Time. Proprio quello della formazione è probabilmente il tassello più importante della piattaforma Crypto Revolution Time per almeno due motivi principali. Innanzitutto è qui che si concentra l'attenzione e la mission del sito, che ho letto nel white paper, è di rendere il mercato delle criptovalute accessibile a tutti tramite un percorso formativo e informativo in grado di sviluppare le abilità tecniche necessarie.
In secondo luogo, invece, l'e-learning, quindi la formazione, è un aspetto chiave perché costituisce di fatto il portale di ingresso alla piattaforma da parte di tutti i nuovi arrivati, ed è presumibile che una volta che qualcuno si è iscritto, quindi ha seguito un corso direttamente sulla piattaforma di Crypto Revolution Time, sia naturalmente invogliato a rimanere all'interno dell'ecosistema che è stato per loro realizzato ed accedere a tutti gli altri strumenti che ha appena imparato a conoscere, quindi appunto il mining, il trading, l'accesso ai masternode, lo staking pool e via dicendo. Quindi questa è una criticità perché appunto attirerà i nuovi utenti e si spera di riuscirà a trattenerli all'interno dell'ecosistema per monetizzare successivamente anche gli altri vendite degli altri servizi. Il secondo tassello dell'offerta di Crypto Revolution Time è la gestione dei masternode tramite una serie di modalità differenti. Innanzitutto, che cosa sono i masternode? Per le criptovalute che prevedono l'utilizzo di questa tecnologia si tratta sostanzialmente di server che facilitano le transazioni, quindi tutto rimane decentralizzato, ma ad esempio in Dash, che è una delle monete che ha lanciato appunto il concetto dei masternode su vasta scala, ci sono appunto questi serveroni che di fatto facilitano le transazioni e permettono eventualmente l'anonimato, la velocità, votano sulle modifiche e sull'accettazione appunto delle implementazioni tecnologiche nuove per migliorare il servizio e via dicendo. I masternode sono anche una delle modalità con le quali guadagnare la maggior quantità di valuta sulle piattaforme appunto che lo implementano. Hanno un solo problema: costano veramente un fracasso di soldi, ovvero è necessario possedere moltissime monete per poter attivare un masternode nell'ordine delle centinaia o se non altro decine di migliaia di euro per i progetti più piccoli. Crypto Revolution Time si inserisce in questo contesto permettendo di fare pooling dei masternode. Che cosa significa? Di fatto che ogni masternode diventa una sorta di fondo comune di investimento, se vogliamo forzare un po' l'analogia. Comunque un fondo comune nel quale le persone possono comprare una frazione di masternode. Che cosa significa? La partecipazione alle attività del masternode e appunto ottenere in cambio una percentuale dei guadagni incamerati dal masternode stesso. Quindi di fatto non è più necessario investire e ottenere tutte le monete necessarie nel proprio wallet per gestire in autonomia un masternode, ma viene appunto demandata a un fondo comune in cui ognuno dei partecipanti investe in maniera variabile e ovviamente riceve una ricompensa in maniera variabile a seconda dell'investimento che è stato iniziale. C'è poi la seconda modalità, ovvero quella di affittare un masternode per una quantità di tempo variabile, che può essere ad esempio di un mese, due mesi e via dicendo. Questo consente di nuovo di avere accesso privato e personale a questo masternode per incamerare i profitti per la quantità di tempo che è stata appunto, per il quale è stato appunto affittato. Questo consente appunto di non dover possedere tutte le monete, comprare un masternode e anche affrontare le complessità tecniche che sono necessarie per realizzare e mettere in piedi tutto il servizio, perché tutto questo viene demandato ai tecnici specializzati di Crypto Revolution Time. Quindi chi voglia investire in un masternode ha di fatto due vantaggi molto chiari, che sono: servono meno soldi iniziali per partire e non deve farsi carico della complessità del setup iniziale, che tanto per dirne una prevede l'esperienza nell'uso di Linux ed in particolare Linux in ambito server, che è una cosa che sicuramente può bloccare molti investitori che siano magari forti nell'ambito finance ma non siano specializzati nell'ambito tecnico. Il terzo componente del portafoglio di Crypto Revolution Time è costituito dalle strategie di trading e dal trading. Cosa significa? Un cruscotto che di fatto accentra tutte le notizie che possono modificare il prezzo e fornisce dei segnali e dei suggerimenti su quelle che possono essere potenzialmente delle buone mosse. Tutto questo è stato inserito all'interno di un contesto di e-learning, quindi di fatto il white paper specifica che tutto questo fa seguito appunto alla formazione, quindi al learning iniziale, e consente di vedere in azione i trader e di confrontarsi con quello che appunto è stato studiato. Per accedere a questo servizio è necessario di fatto pagare un abbonamento mensile, e quindi mi suona un pochino strano come dire che qualcuno possa veramente accedere a un servizio di segnali e di indicazioni sul trading per poi non
non, come dire, far seguito e muoversi in funzione dei segnali che ha ricevuto. Però di fatto questa è la proposizione in questo momento del servizio di trading. L'offerta prevede anche il cloud mining. Che cosa significa? Di fatto oggi mettersi in casa una GPU, una più GPU oppure un ASIC, quindi i dispositivi dedicati per fare mining, può essere poco, diciamo così, poco remunerativo, nel senso che è necessario un investimento iniziale davvero molto importante nell'ordine delle migliaia di euro, e la resa, a causa delle difficoltà dei progetti principali, può essere decisamente bassa. Quindi di fatto si tratta di fare un investimento iniziale che verrà poi ripagato, probabilmente sì, ma nel corso di molti e molti anni. Quindi questo è un aspetto cruciale da tenere in conto. Inoltre c'è il problema che comunque tutti gli apparati di mining legati all'algoritmo proof of work come Bitcoin, Litecoin e ancora per il momento Ethereum richiedono ingenti quantità di energia. Il computer deve macinare come un matto, consumando un sacco di energia per fare questo lavoro di mining. Quindi di fatto è difficilmente monetizzabile, o comunque non è un investimento che personalmente mi sentirei di raccomandare al grande pubblico. Come interviene Crypto Revolution Time? Offrendo appunto un servizio di mining in cloud. Quindi loro pensano ad acquistare l'hardware, a metterlo nel loro data center, dove hanno probabilmente un accesso all'energia elettrica ad un costo più favorevole di quello che potremmo avere in casa io o voi, e di fatto lo mettono a disposizione di tutti gli interessati tramite una semplice e facile interfaccia cloud, quindi un pannello web tramite il quale dobbiamo limitarci a dire quale moneta vogliamo minare per appunto generare delle revenue, quindi generare appunto il ritorno e la commissione dal mining ogni volta che viene scoperto un nuovo blocco. C'è da dire che quello del cloud mining non è un'invenzione di Crypto Revolution Time, perché soprattutto in passato abbiamo assistito ad una vera e propria schiera di aziende che hanno lanciato servizi di cloud mining e che ne hanno infangato il nome, perché di fatto finivano per essere insolventi oppure per scappare con tutti i soldi. Di fatto Crypto Revolution Time, secondo me, potrebbe avere le possibilità di offrire qualcosa di più affidabile e veramente funzionale, se non altro perché il pacchetto di cloud mining è inserito all'interno di un contesto di altri servizi, quindi non c'è solo questo, e anche perché di fatto in questo momento le attrezzature per il mining sono scese di prezzo, e quindi probabilmente acquistando in volumi importanti come stanno facendo quelli di Crypto Revolution Time possono spuntare dei prezzi anche più buoni e quindi decisamente più abbordabili. Quindi per chi sia interessato a questo tipo di attività, appunto, potrà pagare una fee di accesso e utilizzare questa piattaforma per minare quello che più gli aggrada sostanzialmente. In contrapposizione ai progetti proof of work, che funzionano appunto tramite dimostrazione di lavoro e quindi consumano moltissima energia, ci sono anche quelli proof of stake. Di fatto che cosa significa? Che chi possiede una quantità di monete può essere eletto quale validatore di determinate transazioni, per dirla in estrema sintesi. Qual è il problema? Sebbene ci siano molte monete che possono essere stakeate, quindi si possa svolgere il ruolo di validatori con l'algoritmo proof of stake anche sul proprio PC di casa, questo comunque comporta un paio di complicazioni. Primo su tutte il fatto che bisogna sempre tenere acceso il computer. Inoltre c'è anche il problema che per piccole quantità di monete detenute lo staking è sì profittevole, però è necessario attendere lassi di tempo veramente estesi prima di poter veramente vedere qualcosa che arrivi in casa. Quindi se non siamo disposti ad inserire immediatamente migliaia di euro per comprare moltissime monete, prima di vedere i primi guadagni sarà necessario attendere diverse settimane o forse anche mesi. Ci sono anche molti altri progetti però che non consentono di fare staking se non si detengono quantità minime di monete. Crypto Revolution Time entra in questo contesto proponendo una soluzione di aggregazione, ovvero come funziona: tutte le persone interessate a fare staking possono accedere alla piattaforma e partecipare allo staking pool, ovvero versare sulla piattaforma le proprie monete. Crypto Revolution Time aggrega tutto quanto in una sorta di unico wallet e fa staking a nome di tutti quanti. Una volta che vengono ricevute appunto le fee dovute al lavoro di staking, quindi le commissioni, e viene riconosciuto appunto il ritorno economico per l'attività di staking, il ricavato viene suddiviso fra tutti i partecipanti in modo di nuovo proporzionale. Quindi
Crypto Revolution Time sostiene che questo dovrebbe ottimizzare le rendite, oltre al fatto che appunto per noi detentori di criptovalute ci togliamo da una serie di problemi. La commissione trattenuta da Crypto Revolution Time per la gestione del staking pool è del 3%, che in realtà è piuttosto accettabile se teniamo presente che non ci sono fee comunque per estrarre le monete. Quindi una volta che abbiamo ottenuto la nostra rendita possiamo tirare fuori tutto quanto senza che ci siano imposte delle altre commissioni. Teniamo presente anche comunque che l'obiettivo di Crypto Revolution Time è appunto guadagnare, e quindi è necessario che anche loro incamerino una quantità di denaro sufficiente sia per pagare tutta l'infrastruttura che per pagare i tecnici che mantengono l'hardware e la piattaforma software. Quindi un 3% sulle revenue dello staking mi sembra qualcosa di molto accettabile, se appunto ricordiamo che non ci sono spese per l'estrazione delle monete una volta inviate. La piattaforma Crypto Revolution Time utilizza un token proprietario che si chiama CREV, al simbolo CREV. Di fatto si tratta di un gettone che è un utility token in formato ERC20, ERC20, quindi rete Ethereum, e lo possiamo conservare su qualsiasi borsellino. Da Crypto Revolution Time ci tengono a precisare che, oltre ad essere un token, a partire dal 10 dicembre 2018 partirà anche il trading, e quindi il gettone avrà anche una valorizzazione dal punto di vista del mercato. La roadmap presentata sul sito è in realtà abbastanza compatta, nel senso che in questo momento tutte le attenzioni sono focalizzate sul completamento della fase iniziale di lancio del token e della piattaforma. In realtà la piattaforma è già pronta, stanno finalizzando appunto l'implementazione di tutti i servizi che ho citato in questo video, sono ancora in corso d'opera. Tutto dovrebbe terminare o comunque arrivare al primo traguardo, diciamo così, alla fine della roadmap, nel primo trimestre del 2019, quando verrà appunto attivato anche lo staking pool di cui ho parlato tra poco e il token CREV approderà sugli exchange dedicati. Di fatto una roadmap così compressa e così a breve periodo ben si rispecchia su quella che è l'intenzione di Crypto Revolution Time di generare reddito in breve periodo. Di fatto quindi questo è in netta contrapposizione con i progetti tipo Tron, di cui ho già parlato negativamente nel mio video dedicato alle peggiori criptovalute, perché appunto mentre Crypto Revolution Time tiene molto i piedi per terra, tengono una roadmap molto compatta, si stanno focalizzando di fatto sul realizzare pochi prodotti, farli bene e commercializzarli, quelli Tron parlano addirittura di 10 o 15 anni di orizzonte temporale. Quindi quando vedo roadmap troppo estese nel tempo, personalmente la vedo come un aspetto negativo. In questo caso Revolution Time, finalizzata al profitto, roadmap molto compressa, già dal primo trimestre 2019 dovremo completare la parte cruciale di immissione sul mercato, quindi per quanto mi riguarda una roadmap perfettamente in linea. Crypto Revolution Time è di fatto una joint venture. Cosa significa? Partecipano tre aziende distinte a questa nuova società. Di fatto la prima società è Coin Double Trading, è un gruppo svizzero di consulenza finanziaria fondato nel 2005. La seconda azienda si chiama Crypto Revolution ed è il team italiano di imprenditori specializzati in soluzioni di formazione del quale parlavo all'inizio. Il terzo polo quindi è MN Revolution Ltd. Di fatto è un gruppo maltese specializzato sulla gestione dei masternode, dei server virtuali e del cloud mining. Quindi di fatto è il braccio tecnico di tutta questa cordata. Devo precisare rapidamente che non ho trovato in rete alcuna conferma di queste società come soggetti economici indipendenti da Crypto Revolution Time. Raccomando a tutti gli utenti interessati ad investire di approfondire questo specifico aspetto. Per quanto riguarda le persone del team, il primo citato sul sito è tale Luke Borg. Di fatto si presenta come sviluppatore back-end e blockchain legato a MN Revolution, quindi la terza azienda maltese della quale parlavamo poco fa. Ha un profilo LinkedIn abbastanza limitato dal quale non ho estrapolato informazioni particolarmente importanti o rilevanti al fine della valutazione. Sono quindi passato alla seconda persona citata nella lista, che è l'italiano Roberto Nannoni, quindi di fatto un bolognese geograficamente vicino a me, che si qualifica come Technical Development Manager. Su LinkedIn è espressamente legato a Crypto Revolution Time e pare avere una lunga esperienza sui mercati finanziari ed è di fatto, da quello che ho capito, l'imprenditore che ha organizzato la joint venture e ha fatto di fatto da collante fra tutte e tre le aziende. Scorrendo sul sito troviamo altre 9 persone citate in ruoli chiave, soprattutto legate alla gestione della community e al
marketing. Chiudono il quadro del team coinvolto su Crypto Revolution Time in ruoli chiave, due advisor. Dal punto di vista generale il progetto mi ha fatto una buona impressione, hanno un bel sito internet a singola pagina che offre tutte le informazioni più importanti su quello che stanno facendo e sui prodotti in vendita futura, quindi un buon sito internet. Il white paper mi è piaciuto, è ben impaginato anche se è piuttosto succinto. Gradisco che sempre la sintesi, però di fatto soprattutto per un'area chiave come quella dell'e-learning avrei gradito qualche approfondimento in più. Un elemento di differenziazione forte di Crypto Revolution Time rispetto alle altre ICO che abbiamo visto negli ultimi mesi è di fatto che si presentano sul mercato come una ITO, quindi una ITO, una Initial Token Offering, che adotta quindi un modello differente rispetto alle ICO. Invero, se vogliamo analizzare i fatti, tutte le ICO partono come token, la maggior parte sulla rete Ethereum, anche se ultimamente tira forte anche la rete NEO. Qual è la differenza? Nello scopo, quindi le ICO in generale mirano a raccogliere fondi che poi utilizzeranno per sviluppare un prodotto ancora inesistente, mentre invece una ITO, una ITO come questa, sta appunto lanciando un prodotto che ha già realizzato ed è già stato finanziato. Sta semplicemente introducendo i gettoni in questa fase per dare la possibilità agli investitori e a chi crede di entrare nel progetto e quindi cominciare a movimentare un pochino il servizio. Quindi la differenza di fatto chiave importante secondo me tenere presente: il prodotto è di fatto già implementato, non è una raccolta fondi. Che cosa ne consegue? Che il token CREV ha già un'utilità ben definita. Qual è l'utilità ben definita? Accedere appunto ai servizi a pagamento della piattaforma, e rimarrà tale. Che cosa significa? Nella maggior parte delle ICO lo scopo ultimo è liberarsi dei token non venduti e fare un token swap. Che cosa significa? Eliminare tutti i token in circolazione sulla rete Ethereum, migrare a una propria piattaforma e di fatto trasformare il token in una moneta propria. In questo caso non è così, perché appunto il token CREV è già definito, rimarrà tale senza bisogno di token swap. La fase di ITO, di ITO, è stata divisa in tre scaglioni diversi che consentivano appunto e consentono di accedere ad un bonus decrescente. Quindi di fatto chi ha acquistato dal 25 luglio al 31 agosto 2018 ha ricevuto un bonus del 30%, chi acquista i token nella fase di ITO dal 1 settembre al 31 ottobre ottiene un bonus comunque molto interessante del 20%, mentre dal 1 novembre al 9 dicembre il bonus scende al 10%. I gettoni CREV acquistati vengono accreditati immediatamente e possono essere spostati sul proprio wallet compatibile con Ethereum, quindi wallet compatibile ERC20, ERC20. L'accredito è immediato e possiamo immediatamente estrarre tutti i token dalla piattaforma e spostarli sul nostro wallet. Le numeriche sono importanti, quindi si parte di 69 milioni di token CREV, quindi il total supply, di cui il 25% viene venduto in ITO. Ci sono 3.450.000 di token allocati per un airdrop iniziale che di fatto consente alle persone che si iscrivono al gruppo Telegram, seguono Crypto Revolution Time sui canali social, di ottenere dei gettoni CREV gratuitamente. Il resto è diviso fra liquidità per l'exchange, team e una quota per i fondatori. La pagina Facebook di Crypto Revolution Time conta all'incirca 5.000 iscritti, numero simile anche sul canale Telegram. Poco più di 4.000 invece sono i follower su Twitter. Il team ha poi una presenza anche su Discord, sul un blog su Medium e pubblica dei video su YouTube. Dunque, qual è il mio giudizio di massima? Crypto Revolution Time è un progetto da valutare attentamente, se non altro perché si pone degli obiettivi molto chiari e di brevi termine che la fanno assomigliare a un'azienda tradizionale: preparare dei servizi, commercializzarli e guadagnare appunto alla vendita nel breve periodo, di modo appunto da rimanere a galla come qualsiasi altra azienda tradizionale. Quindi già questo la differenzia dalla massa di progetti che sono lanciati su blockchain semplicemente perché c'è il nome blockchain, ci si aspetta che facciano il botto ma non hanno un chiaro piano di business. Qui non è assolutamente così. Mi è piaciuta molto, come ho detto, la proposizione di partire proprio dalle attività di e-learning, perché credo che possa veramente costituire un portale importante per avvicinare le persone al mondo delle criptovalute e, una volta che sono entrati nella piattaforma, condurle naturalmente verso anche gli altri
servizi offerti. Quindi un altro punto a loro favore. La sfida principale che il team dovrà affrontare in questo momento, a mio avviso, è raccogliere innanzitutto gli istruttori, quindi i formatori, e subito dopo gli studenti. Questa fase però richiederà del tempo. Nel frattempo però, siccome appunto questo processo potrebbe richiedere dell'impegno e potrebbe non decollare immediatamente, è importante che i ragazzi di Crypto Revolution Time riescano a piazzare anche tutti gli altri aspetti, quindi la gestione masternode, il mining in cloud e lo staking pool e il servizio di trading in modo indipendente. In realtà la proposizione commerciale è sicuramente quella di vendere anche tutte queste cose in modo slegato, però appunto servirà un impatto commerciale molto forte e non sarà facile. Bene, da zanediturbola.it è tutto. Se il progetto Crypto Revolution Time vi ha convinto e volete investire, potete seguire il link che trovate qua sotto nella descrizione del video per raggiungere il loro sito. Ovviamente questo è un link tracciante che mi permetterà di ottenere una commissione se investirete. Se non volete farlo, nessun problema, il sito è cryptorevolutiontime.io e da lì trovate tutte le informazioni e la possibilità di partecipare appunto alla vendita iniziale di token. Se il video ti è piaciuto, come al solito ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace che c'è qua sotto ai piedi del video, per me è sempre estremamente importante e quindi ti ringrazio di cuore in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, invece non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti che trovi sempre qua sotto e sulla piccola campanella che c'è di fianco. Mi raccomando, non dimenticare di farlo, in questo modo riceverai una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Alla prossima, ciao!